Shalla, shalla la 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 la, e curre turi, e curre pavonetta, shalla, shalla la 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 la, e curre turi, e curre la graziella, shalla. Brava, bravissima! Che piacere! Un inizio col botto, Anthony! L'avevamo brava, detto, Agnese. L'abbiamo desiderati da tante puntate, finalmente siete arrivate. Finalmente, perché mettere insieme sette non è stato facilissimo. Infatti non sono venuti tutti, qualcuno lo sai? Ma uno perché mi pare stia poco... No, no, in realtà noi andiamo in economia, siccome abbiamo due gemelli, sì. Allora ogni tanto... Uno l'abbiamo avuto in prestito durante la puntata degli scienziati. Manca un gemello, sì. Avete capito? Che abbiamo con noi i Kaja City, gli autori della nostra sigla che è Turi. Turi però non me l'avete portato, infatti, è venuto lui che è il cattivo, io. Il malavitoso. Esatto. E invece Turi, questo ragazzo dolcissimo che è innamorato della sua terra. Che non se ne vuole andare, non se ne che vuole andare, rimanere qui con non, noi. E nonostante si imbatte in malavitosi, costruzioni abusive, elezioni e... Elezioni diciamo non proprio corrette, perché esatto. Le elezioni sono una cosa certo, buona. Certo, certo, certo. E con noi c'è Agnese. Grazie buonasera per a tutti, essere grazie, con noi. Grazie mille. Complimenti grazie e grazie per noi. Essere grazie. Qua. Con il 90% della band. E questa è la copertina dell'album che ormai ha un anno. Sì, si chiama Kaja City. Kaja City, come Kaja il nome City. Del gruppo. E noi abbiamo scelto con Rosario Puglisi, che ci ha dato una mano, questo pezzo, verificando che fosse giusto per il tema di questa trasmissione, che è una trasmissione strana. Ora finalmente avrete due ore, è vero Daniela? Sì, vi renderete conto. Tranquilli. Si parla di cose non belle. Non c'è gente che si lamenta. Non c'è lente, gente che se l'amstemia. Non è vero, ogni tanto c'è qualcuno che si lamenta. Lui è il Monello, lui è il Monello e la nostra regia interrompe. Perché qui noi dobbiamo essere tutti smile. Ok, tutti, però perché lo sentiamo dentro smile. Esatto, guardiamo. Smile vero. Ci stiamo sforzando e ci stiamo riuscendo abbastanza bene insieme a Daniele e a tutto il gruppo. Da 15 puntate questa trasmissione porta una ventata di cose positive nella casa dei messinesi. Non si parla di elezioni, non si parla del sindaco. Scalzo, non si parla solo delle eccellenze e oggi ne avremo tante, tra un po' vi anticipiamo. E loro tema... sono un'eccellenza in questa certo, città, certo. Per questo abbiamo scelto perché il vostro pezzo è ragazzi, gruppo, perché è bellissimo davvero. È un grazie gruppo mille. Che canta in siciliano sì. E con poi un... ditemi qualcosa su di voi. Ma allora noi... Rosario, tu che sei il PR. Questa sono il PR del gruppo. Rosario, tra l'altro Rosario è l'anziano del gruppo. È l'anziano. È colui che ha resistito gli a tutte. Gli sono caduti i capelli, gliel'avete fatti gli abbiamo fatto cadere i capelli. Oltretutto è colui che ha resistito a tutte le formazioni del gruppo. Quindi è, diciamo che è lo storico. Quindi se vuoi dire qualcosa sulla storia dei Kaja City, forse tu più di me. Velocemente Rosario, perché abbiamo dai. Un non video mi pronto. Lamentare. No, dice una cosa bella. No, no, no. Potrei prendermi tutta la puntata per parlare no, dei Kaja City. Non è possibile. Giusto? Però essenzialmente i Kaja City sono quelli che vedi qui. Cioè La formazione attuale, perché con loro è nato sono nate tante emozioni, nuove canzoni. E voi cantate in siciliano? In realtà non solo in siciliano, non però in siciliano. La nostra base, le nostre influenze. So che la sono nostra... influenze reggae. Sì, in base alla musica è reggae, ska, con tante contaminazioni, c'è il maestro Scimone che... ha la sua parte, come possiamo chiamarla? Ha la faccia del maestro, eh? Swing, jazz. Maestro di abbiamo okay. La parte rock, Roberto. Bene. Quindi ha tante anime questo sì, gruppo. E voi avete studiato conservatorio, tu hai fatto il conservatorio, sì, lui anche. Sì, il suo anche. Gemello pure ha fatto il sì, conservatorio. Lui, pure essendo gemelli, hanno fatto insieme. E poi abbiamo anche partecipato al Festival di Frosinone, insomma, che è un festival complimenti, di conservatorio. Ragazzi, siete bravissimi e noi, io vi ascolto.